Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei saceroti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quale dono tra i tanti che Dio ci ha affidato è solo all'apparenza di semplice utilizzo, nasconde molte insidie. Ebbene sì, ancora una volta si tratta proprio del libero arbitrio. E mai come nei momenti in cui la storia è particolarmente stritolata da sofferenze e tragedie, ci tornano alla mente parole come queste. Siamo straordinariamente liberi. Ovvero siamo continuamente nella posizione di coloro che possono scegliere se dirigersi verso la luce o le tenebre, se scegliere il bene o il male. Il brano del Vangelo ci offre però un dettaglio, se così lo vogliamo definire, molto molto importante, ovvero ci è stato dato in affitto terreno e vigna, ovvero questa vita con il suo potenziale da far fiorire. Ci è stato affidato significa che non ci appartiene, è di Dio. Tutto è di Dio, la vita con le sue immense energie è dell'Altissimo e a Lui dovremmo rendere conto al tramonto di questo viaggio. Comportarci da proprietari malvagi e possessivi è indice del nostro grado di evoluzione spirituale pari a zero. O Signore, Dio della vita, a cui tutto appartiene, risveglia i nostri cuori addormentati. Ridestaci dall'inganno satanico di sentirci i padroni del mondo. Ispiraci con il tuo spirito datore di vita affinché il servizio e la gratuità diventino lo stile con cui ci prendiamo cura del giardino in cui abitiamo e ci amiamo da fratelli e sorelle, in cammino verso la pace, in cammino verso di te.